Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Minecraft Farms. Allora, voglio farvi una domanda. Quante volte vi siete trovati nella vostra miniera con l'inventario strapieno di ore, obbligati a tornare su per le vostre scale, preparate ovviamente malissimo e scomodissime da utilizzare, per dover posare tutto dentro la vostra fornace o dentro le vostre chest? Bene, io sono qui per proporvi una soluzione che non prevede andare a sconfiggere il drago e a conquistare le Shulker Shell. La soluzione che vi propongo è un semplicissimo sistema di trasporto degli ore. Disabilitiamo la leva, posizioniamo il carrellino. Allora, qui parliamo di un carrellino pieno zeppo di ore pronti da cuocere. Ovviamente questo è un sistema che prevede il trasporto solo ed esclusivamente degli ore. E adesso vi faccio vedere in che modo andremo a sviluppare un sistema di trasporto automatico. Qui, come vedete, sono tutte rotaie potenziate con blocchi di redstone. Io personalmente l'ho fatto perché sono in creative. Se dovessi farlo in una survival, farei una rail potenziata e tre normali. Ovviamente al posto del blocco qui di redstone potete anche semplicemente mettere un blocco normale attivato da una leva. Fatto. Ora è perfettamente funzionante. Allora, il nostro sistema sale in alto, in alto, in alto, in alto, ad un sistemino che butta all'interno di diverse chest di buffer che portano fino alla chest che abbiamo fatto l'altra volta per la fornace automatica. Tutte queste chest ovviamente sono di buff, ne ho fatte tantissime, non serve farne così tante, ne bastano un paio. Le rotaie si fermano qui. Ok, 1, 2, 3 blocchi bisogna lasciare. Allora, quello che vogliamo noi è che il carrellino arrivi qui, scarichi tutto il suo contenuto e poi riparta. Come si può fare questo? Beh, la risposta è nei nostri redstone comparator. Allora, il redstone comparator, bam, rileverà tutto quello che passa da questo hopper e invierà un segnale di redstone a questo blocco, che a sua volta attiverà questa redstone, che a sua volta attiverà il blocco sotto di sé e il repeater, che lo manderà direttamente a quello che non ho in inventario perché sono rincoglionito, una nostra bellissima e goodiosissima torcetta di redstone qua, che attiverà permanentemente la nostra rotaia, o meglio il blocco sopra la nostra rotaia. Cosa succede? Quando arriva il carrellino pieno e inizia a scaricare, il comparator legge quello che passa da qui sotto e disabilita la torcia, che disattiva la rail che tiene fermo il carrello fin quando non saranno finiti gli orchi all'interno e semplicemente il segnale cesserà di esistere e farà ripartire la torcia. Ma il nostro problema principale è che... Adesso mi servono questi. Il nostro problema principale è che, come vedete dal buco che ho lasciato qua, il segnale, cioè la roba a scendere non è abbastanza veloce perché il cart si ferma e riparte. Quindi dobbiamo rallentarlo. E il modo per rallentarlo è il nostro bellissimo detector rail. Il detector rail è una sorta di pulsantone e si crafta in questa maniera qui. Ecco qua, questo è il crafting del detector rail. 6 di ferro, una stone pressure plate, una redstone dust, creano 6 detector rail, quindi assolutamente uno scambio vantaggioso. Questa rail ha la peculiarità di inviare un segnale di redstone al blocco sottostante, che può essere estratto tramite l'ausilio di un nostro bellissimo repeater, che a sua volta può inviare il segnale ad un bellissimo blocco, che lo trasmette a questa redstone dust, che poi dopo lo passa direttissimamente. Ecco, ora posso metterci la slab. E qui, tutta dust. Che non deve far così, ma deve fare così. Perfetto. Cosa succede? Il cart arriverà qua, pigerà il nostro bellissimo pulsantone, che bloccherà per un secondo la nostra torcia, e nel frattempo il nostro cart riuscirà a scaricare. Qui urge, direi, un test. Allora, qui dentro noi metteremo... ok, ce l'avevo già degli ore, ma ne lascio semplicemente un paio, giusto per farvi vedere il sistemino. Quindi, noi abbiamo scavato in caverna tantissimissimo, siamo stanchissimi e stracarichi, il nostro inventario è pieno ballonato, non è vero, ma vabbè. Qui ci teniamo la nostra chest per diamanti e stronzate varie, che però vi spiegherò nei prossimi episodi. Noi attiviamo il nostro cart, sale, non fa male. E voilà, il nostro cart è qui fermo a scaricare tutti gli ore che ha al suo interno. Ora, noi vogliamo fare in fretta, quindi caveremo questo e vi farò vedere che il cart riparte da solo. Ecco qua, vedete che ha spento la torcia?
Comunque, cosa che ho sbagliato, quindi torno un attimo in Spectator. Qui non vi consiglio di usare una leva, ma di usare un bottone. Semplicemente perché in questo modo non dovete ricordarvi ogni volta di disabilitare questo. Si disabiliterà da solo e quando ha finito il kart tornerà da solo qui nella sua posizione e voi potrete, pienati un'altra volta di ore, ricaricarlo e rimandarlo su. Le ceste di buff ne ho fatte tante appunto per questo, perché suppongo che questa cosa verrà rifatta tante tante volte. Un'altra cosa molto importante è: e tutte le altre cose che posso trovare in grotta? Avete assolutamente ragione, infatti la prossima volta vi farò vedere anche un piccolo sistema che vi permetterà di smistare oggetti, chiamato in gergo un sorting system o in italiano magazzino automatico. Comunque, spero che questo episodio vi sia piaciuto, spero di rivedervi nella prossima puntata. Detto questo, mi raccomando, iscrizione, like e condivisione. Ciao a tutti!